questa maniera. Adesso abbiamo appunto la finale del terzo quarto posto, Ares e Drappa, con il dottor Carlo Caracci. 3, 2, 1, partiti. Drappa è in leggero vantaggio, anzi no, ha recuperato, ha perso nello slalom, sì, nello slalom. Vediamo il cambio, però ha recuperato Drappa, schizza via adesso come una pallotta, giocca Sabatini, ma e in velocità ha vinto il numero anche domani, siamo contenti in questo caso, solo che le velocità vanno a penalizzarlo, sì. Non basta però la velocità, ed ora un po' di suspense, quindi chiude al quarto posto, un po' preferito anche del pubblico dell'Indiana Kiowa, direi. Adesso andiamo a vedere questa bella finale, la finale che conta, quella del primo posto del KO Large, non mi ricordo il nome. Sono contento che ti piaccia, Riccardo, perché è la prima volta che tu lo vedi, avere le tue impressioni mi consola e mi dà voglia di riproporlo, in quanto è veramente una gara accattivante per chi segue. Brucia tutto in un minuto, gara, preparazione, 3, 2, 1, partiti. Diciamo che Miles è partito con una frazione di secondo più veloce, ma l'ha recuperato Dalla. Vediamo nello shoes finale come se la cavano, guarda, abbagliati veramente. Siamo davvero lì lì. E Miles ha fatto cadere. Il conduttore che rotola via, esatto. Esatto, e ha perso per quello, pensa, vince Taita, condotta da Davila Cosè, e mi dispiace anche per... Guardate, golfiatori anche i conduttori, per Ruggero Pesce, sì, peccato perché non ha sbagliato il cane, ma bensì ha sbagliato lui. Qui non ci sono ostacoli con zone di contatto, proprio per dare il massimo di velocità, ovviamente. Il massimo di velocità, il massimo. È possibile anche metterli. Però andresti a rallentare una gara che fa dello spettacolo della velocità. Ecco il giro di campo per il vincitore. Considera che una volta i KO venivano fatti praticamente andata e ritorno sugli stessi ostacoli, in questa maniera invece è un po' più articolato, visto c'è il giro, c'è un out, c'è uno slalom in diagonale, insomma le difficoltà sono aumentate, è molto divertente, questo ne scaturisce un buon risultato. Perché poi i due ostacoli, i salti, gli eventi di salto dopo lo slalom che creano quel momento di confusione tra cane e conduttore, spesso la gara si decide lì, bisogna variare qualcosa nel tanto. La felicità, forse è più contento Davide del cane, il cane si deve dire basta, Il cane è contento di sentire contento di aver compiaciuto il proprio conduttore.